Rilancio del centro storico di Torre di Ruggero, dialogo aperto con la Regione Calabria. Nella mattinata di ieri, Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggero, ha avuto un incontro significativo presso la sede della Regione Calabria a Catanzaro con l'onorevole Filippo Pietro Paolo, vicepresidente della Giunta regionale, e Francesco Fragomele, vicepresidente della provincia. Al centro della riunione rilancio del centro storico di Torre di Ruggero, con un focus particolare su infrastrutture, cultura e turismo, oltre agli ambiziosi progetti legati all'Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, che recentemente ha celebrato proprio nella cittadina delle Preserre il suo primo anno di attività, con un congresso nazionale di grande risonanza. Il vicepresidente Pietro Paolo, delegato alla transizione digitale, ha mostrato grande attenzione e disponibilità verso le esigenze esposte dal sindaco Roti. L'osservatorio, in particolare, rappresenta un progetto di notevole importanza per la formazione delle nuove generazioni, con caratteristiche di avanguardia e lungimiranza che potrebbero connettersi ad altre iniziative già avviate con gli Atenei calabresi. Soddisfatto per l'esito dell'incontro, Roti ha annunciato una prossima visita a Torre di Ruggero da parte del vicepresidente Pietro Paolo, ringraziando anche il vicepresidente della provincia di Catanzaro per l'impegno costante verso il territorio delle Preserre Catanzaresi e in particolare per Torre di Ruggero.